il giudice Madaro ci ha convocato, ci ha invitato a valutare una documentazione clinica che è giunta presso la pretura, una numerosa documentazione clinica proveniente da diverse regioni italiane, proveniente da diversi medici che hanno eseguito e hanno effettuato il metodo di Bella, quindi una documentazione che doveva essere completamente organizzata, inquadrata, studiata Bene. e successivamente a questo studio che deve essere condotto in maniera estremamente approfondita e attenta, anche dal punto di vista e particolarmente dal punto di vista medico-legale nella risposta ai quesiti che il giudice ha formulato, automaticamente deve dare Dottor una Martina, rendiamo, tu abbia completezza. pazienza, andiamo alla sostanza. Allora, io le ho fatto una domanda. È vero che in molti casi le prescrizioni della terapia di Bella fatte ai pazienti non hanno dei dati comuni tra l'uno e l'altro? Ci sono dei dati non comuni alle Che prescrizioni, significa questo? ossia ci sono delle, a volte delle libere interpretazioni di prescrizioni del metodo di Bella, ci sono alcune prescrizioni, mancano eventualmente dei componenti che potrebbero essere reputati essenziali, questo è un discorso che poi dovrebbe essere svolto e sviluppato successivamente, quindi a conclusione della valutazione. Ci sono ad esempio dei casi che hanno intrapreso il metodo di Bella con il medico di fiducia, con il prescrittore, e poi successivamente sono passati alla terapia, al protocollo Allora, ufficiale. è vero che sarebbero emerse delle notevoli diversità con i dati forniti dalla sperimentazione ufficiale? Ci sono delle notevoli diversità rispetto alla Che sperimentazione significa ufficiale. notevoli? Ne potremo rispondere dopo, a lavoro concluso, perché potremo anche fornire i numeri, i dati precisi, le statistiche e i rapporti anche a terapie precedentemente somministrate nei confronti dei pazienti. Quali sono i rapporti con la Commissione del Ministero della Sanità che collabora con voi? Nell'udienza del giorno 16 ottobre scorso, era presente un membro della Commissione del Ministero della Sanità ed erano presenti alcuni membri, nominati dai gruppi che lavorano con il professor Di Bella. Nelle sedute successive abbiamo osservato la presenza soltanto marginale di un membro della Commissione del Ministero della Sanità e, nonostante i ripetuti inviti e sollecitazioni a partecipazione, non abbiamo mai avuto la collaborazione diretta. Senta, lei ha dichiarato a un nostro collaboratore, di sospettare che si stia facendo di tutto per bloccare o invalidare il vostro lavoro. No, questo non l'ho dichiarato, nel Ha questo dimostrare. timore? Sente qualcosa di Stiamo strano? lavorando con molta attenzione, molta discrezione e sinceramente nella volontà anche del giudice è tutta documentazione completamente disponibile. Infatti l'invito che è stato rivolto anche ai consulenti del Ministero è stato un invito molto aperto nella valutazione della documentazione e sinceramente noi abbiamo chiesto in prima persona una mano d'aiuto per Mi scusi, impostare un dottore, è metodo. vero che che voi avete avvertito, poi speriamo che non ci sia, che vi siate sbagliati, un clima di inquietudine intorno a voi? Bene, C'è un grosso clima di tensione, questo sì. adesso ci fermiamo per un minuto di pubblicità e poi torneremo con Nicola Piepoli e con il primo dei sondaggi su qual è stata la reazione dell'opinione pubblica italiana ai risultati della terapia di Bella, della sperimentazione. A tra poco.